Amore, hai visto il DVD di stamattina? Che ne so, io è casa tua. E hai ragione anche tu. Che genere è? È un horror. Ah, ecco, l'ho trovato. Un horror. Sì, non ti piacciono. Mi fanno schifo gli horror, lo sai benissimo. Come fanno a piacerti? Te l'ho sempre detto che mi piacciono. Li vedo come film fantastici, d'avventura. Poi questo è bello, è appena uscito. Che palle, facciamo sempre le cose che piacciono a te. Dai, poi stasera usciamo coi tuoi amici. Stasera non ci sono, vado a cena con i miei colleghi. Non te l'avevo detto? No. Ah, scusa, è che proprio non ci sto con la testa ultimamente. Cos'è questo? Un regalino. Ah, grazie. E perché? Così. Ma che è sto schifo? Oh, guarda che bello. Come fanno a piacerti queste cazzate? Dove vai? Devo passare dai miei. Ma non era alle 5? Sì, però devo passare a casa a prendere delle cose. Ma sta per arrivare mia zia, volevo presentartela. Ah, mannaggia. Devo proprio andare. Dai, t'accompagno. No, no, rimani qui, se no poi viene tua zia, non trovo nessuno, tanto vado a piedi. Dai, ti chiamo io, ci vediamo domani, eh? Va bene. Come stai? Bene, stai da Roberto? No, no, gli ho detto che avevo da fare e me ne sono andata. Sei tremenda, sei. Senti, che facciamo stasera? Quindi sei libera pure stasera. Ma sì, tanto quello si beve tutto. Senti, ti vado ad andare a ballare? Si prevede una grande nottata allora. Dove andiamo? Andiamo all'Alfa Six. Magari ritroviamo Tony, il bel ragazzo dell'altra volta. Sì, mamma, già stufato. E poi posso stare con uno che ha una casa in mezzo al bosco e non fa altro che vedere film. Ma viva la vita! Luna! Pronto? Aspetta, Giulia. Ti richiamo dopo. Chi sei? Dai, dimmi chi sei, mi stai facendo paura! Signorina, che succede? La prego, mi aiuti, c'è un mostro che mi segue! Mostro? Dove? E giuro, era un mostro, mi stava seguendo! Forse l'ha vista ed è andato via! Modestamente, incuto timore, eh! Aiuti, la prego! Mi aiuti! Giulia! Ma che succede? Perché non rispondevi prima? Ascolta Giulia, c'è un mostro che mi segue. Ho ucciso il ragazzo davanti ai miei occhi. Adesso vorrà uccidere anche me. Che? Un mostro? Ma che dici? Giulia, te lo giuro, è un mostro! Senti, chiamo subito. Giulia! Pronto? Giulia!
Cazzo, no! Conosciamo. Sono in cantina. Roberto è uscito a prendere le sigarette. Ha lasciato la porta aperta? Signora, dobbiamo chiamare la polizia! Hanno cercato di uccidermi! Cosa? Vieni qui, tesoro. Scusa, sono un po' sorda. Scusa, sto cercando un libro di ricette che avevo messo qui tempo fa. Sai per caso dove l'ha messo Roberto? Non lo so, signora, è casa sua! Hai ragione, tesoro, ma Roberto è un po' disordinato. Mi ha detto che ti vuole un gran bene, gliene vuoi anche tu, vero? Certo! Bene, perché mio nipote, quando si fidanza, per la sua ragazza darebbe anche... E il cuore! Eccolo qui il tuo tesoro! Pronto, Alberto? Elisa? Sei tu? Sì, sono io. Tutto ok anche stavolta. Ah, ottimo lavoro, ragazzi. Allora portare il materiale in ufficio. Ci vediamo dopo. Pagare pure il complice. Ciao. Va bene. Ok, ciao. Ah, eccoti. Complimenti, ottimo lavoro. Grazie. Ci pensi tu ad avvisare la tua ragazza? Si farà una bella risata. Ciao Giulia. Poi, come stai? È in sogno. Per Luna, vero? Ancora non si riprende. Sono stato stamattina in ospedale. Adesso, oltre alla solita storia dei mostri, dice anche che mi ha visto morto. Non ti dico i particolari. Ho parlato con i medici, dicono che ormai è andata. Mi dispiace. Beh, ti saluto adesso.
Da un bacione a Luna da parte mia. Se tiene fresco il suo cervello o se ormai